Ciao. Ciao a tutti, benvenuti in una delle mie passeggiate per rilassarsi, insomma, che faccio di solito di notte perché di solito non c'è nessuno in giro. Ed è molto figo perché di notte puoi fare quello che di solito con la gente in giro non faresti. Tipo, adesso stanno passando due persone, però volendo potrei prendere la pugna e nessuno mi direbbe niente perché non mi vedrebbero. Spero di vedere qualcosa di particolare questa sera. L'altro giorno ho trovato una bicicletta a due piani, un signore, un parchetto. Quindi ho malissimo gli avambracci, super ripreso. Quanto sono belli quei cartelli là? Io volevo andare per di qua. C'è un parchetto interessante e siamo arrivati tipo a 50 followers, cioè su YouTube. Cioè è assurda sta cosa. Vi siete mai chiesti cosa succede cucinare dello shampoo? Però magari c'è qualcosa di interessante da far vedere, quindi vloggo, vlog a caso, macchina buonasera. Quella lì è la Torre Eiffel, se riuscite a vederla. Cosa c'è qua dentro? Niente. Cos'è questa? Vetro, plastica. Qui? Niente. Questo è il parchetto. È molto meglio dal vivo, di giorno. If you don't... Sure. Smarrita cocorita azzurra. Per caso, ho l'aria... Per caso, ho l'aria di una persona poco rassicurante, perché non lo so. Scrivetemelo nei commenti. Qua ti vengono fuori delle belle partite nascondino. Partita nascondino con i follower? Di notte però, non di giorno. Ma qua si può fare anche lo sport? Certo che potrei usare il flash. Easy. Starà una persona inquietante adesso. Per fare le dip. Una bicicletta. Questo qui. Oh, guarda che roba. Roba, è velocissimo. Cosa sto a fare? Qui ci pisciano i cani però. Lì ci cagano. Bella. Oddio, incredibile sta roba. Oddio, ma stracomodo sto coso. Oh, fantastico cazzo. Assurdo. Ok, qui alleniamo. Arrematore di boia. Questo qui è hardcore. Uno. Voto 10 su 10, bellissimo. 3 minuti di clip, me l'ha mangiati. Spero siano stati gustosi. Stavo scrivendo le possibili idee per uno speciale 100 iscritti. Così, la butto là. È più facile con i flash perché capisci dove devi guardare. Devi guardare dove non dovresti. Le leggi sono fatte per essere infrante. Quindi adesso entreremo in casa di quella persona e le ruberemo i suoi averi di valore. Salve, non vi avevo visto. Io stavo scrivendo. Sono uno scrittore emergente dell'ultimo periodo. E vengo di solito in questo parchetto perché ricorda molto la mia infanzia. Vedo i bambini. Bambini. Sono molto stimolanti perché la natura, no? Volevo dire. Cosa volevo dire? Adesso saliamo su un albero. Buonasera a tutti. Stavo girando qui per questo parco, quando ho notato un esemplare raro di Mangustorof arborensis, che è questo. Guardatelo qui, guardate che bello. Dai lineamenti striati, dal colore opaco e dalla gran voglia di fare baldoria. Orca troia. Facciamo finta di niente e andiamocene. Forse mi stanno per cecchinare. C'è una macchina che forse sta venendo a capire chi sono. Ma vabbè, questo è un altro problema. Rubrica: consiglio di un libro che non ho finito di leggere. Che però vi dico, boh, se avete voglia di comprarlo, compratelo. Si chiama Il libro dei cinque anelli di Miyamoto Musashi.
mi sembrava che ci fosse una persona sopra quella casa. Magari c'è davvero e adesso viene a chiedermi come va. E io gli faccio, oh, tutto bene, divento amico di un supereroe e dopo posso fare dei vlog con qualcosa. Oppure soltanto un pazzo. Divento amico di un pazzo. E comunque posso fare i vlog uguale. Cioè, se ci pensi davvero, un supereroe alla fine è un po' pazzo. Cioè, nel senso, sacrificare la propria vita per quella delle persone. Lo fai perché è giusto così, perché te lo insegnano, perché sei un supereroe e sei fatto per salvare le persone. Se pensi al supereroe qualunque, dici sì, lo fa magari per qualcosa di poco, cioè di magari banale. Però alla fine dopo se vedi la sua storia, lo studi bene, capisci che aveva le sue buone ragioni. Un po' come Hitler. Per quelli che lo seguivano lui era un supereroe. Ecco, adesso sarebbe da capire, non è tanto il supereroe quello che fa, è gli occhi di chi lo guarda. Come l'arte di Duchamp. Vi ho smaterializzato i supereroi. Sono un artista troppo io. No, scherzo. No, forse non è assolutamente. Quella lì è una gru. E lì ci si arrampica Spider-Man, che è un supereroe. Oh, di YouTube. Oppure provo a salire. No, ma quella torre lì è troppo inculata. Tentare non nuoce. Andiamo a vedere se riusciamo a salire quella torre. Nike. Che è il verso tipico del commesso Nike. Tipico commesso Nike. Ma vi pensate se adesso arriva un cane e prende mia zanna? Gli tiro tanti di quei pugni in testa. Che lo devasto io quel cane. Cioè, perché capisci che comanda. Cioè, magari lui mi morde, ok? Ma se io tiro dei pugni. Cioè, la gente perché ha paura dei cani, no? Ti mordono. Vabbè, se tu gli tiri dei pugni fortissimo, lui molla. Però non è che è stupido. Capisci dove è il pericolo. In questo caso sono io il pericolo. Quindi, a questo punto, sono io pericoloso per i cani. Quindi sono i cani che devono avere paura di me. Anche tutti quelli che hanno paura dei cani. Comune di Padova non è consentito. In questo parco a Padova c'è divieto di brumotti. Oppure tirare i palloni addosso alle piante. Quando si rompono fanno un casino della Madonna. Ci sono queste cose che indicano il suono. Infatti se venite a Padova mi raccomando non picchiate le piante perché veramente urlano da morire. Questo è il parco dei giacinti. No, cazzo. Il flash consuma la batteria. Porca vacca, mi è dato un sasso nella scarpa, maledetto. Cosa dovevo dirvi? Un attimo, mi tolgo il sasso. Aia, non gli ho fatto niente io. Ah, ma era zoomato, va bene. Credo ci sia il treno per di là. O stanno scoppiando qualcosa, o sono una sparatoria. Ho tante idee in mente. Stupide, brutte molto probabilmente. Però ce le ho. Okay, questo è già una cosa. Ero uscito per fare il video, parlare un po' di... E oggi ho visto anche la storia, il documentario su Karim fatto dalla Slim Dogs. Slim Dogs! Volevo un attimo fermarmi a riflettere, cosa che non ho fatto, perché dovevo editare il video e fare altre milioni di cose. Avevo un po' iniziato a riflettere, no, sul contenuto, su cosa voglio portare, perché all'inizio ero partito dicendo porto quello che mi pare e poi... Basta così, nel senso non mi impongo tanto di portare un contenuto della qualità. Però tiene anche un po' in mente di dire, cavolo, adesso divento uno youtuber. Per lavoro, proprio mi impegno, ci spendo dei soldi per poi riguadagnarli. Dopo questo ragionamento ti viene spontaneo da dire, ma il contenuto che porto è qualcosa di, cioè non di richiesto, perché alla fine se lo fai, lo fai perché ti piace. Quindi dico, il contenuto che porto potrebbe mai interessare qualcuno in un mondo che ha già tanti youtuber? Non lo so, io vado avanti per la mia strada. E come va va? Nel senso che non intendo farci soldi, se arrivano meglio, l'avevo già detto mi pare. Questo è quanto. Ma quello che mi viene meglio è fare il coglione, sostanzialmente. Quindi questi sono i video che vi porto, abbastanza inutili. Un po' per scappare alla monotonia della quotidianità che ci cinge. Che ci abbraccia tutti i giorni. Niente, noi ci vediamo alla prossima. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete iscrivervi al canale, fatelo. Poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. E basta. Il mio Instagram è in descrizione. Se volete fare un salto anche su TikTok. Dicono che le piante riescono a sentire, diciamo, cioè se fai male a una pianta, la pianta lo sente. Quindi se io gli faccio le carezze, lo percepisce come un urto o lo percepisce come un gesto di affetto. Bah.